All'inizio di questo programma vorrei rivolgermi, programma che parte dalla comunità di San Vittore in Ravenna, vorrei ricordare a voi tutti una data importante, data che viene ricordata in questi giorni un po' da tutti i media, e lo faccio anche con piacere perché ricordo a voi che quell'immagine, innanzitutto un'immagine dell'elicottero bianco che partiva dal Vaticano per andare a Castel Gandolfo e del Papa Benedetto XVI che aveva dato le dimissioni e si ritirava. E dall'altro ricordo l'altra immagine, il quinto scrutinio con il quale fu eletto, nominato, non so come si usi dire perché elezioni e nomine sono due cose diverse, però la sostanza è quella. Abbiamo appreso dalla fumata bianca, subito dopo la fumata bianca, che il successore nella cronotassi dei papi era Jorge Maria Bergoglio, argentino, con però i nonni di origine piemontese. 1936, data di nascita di questo papa che ha assunto il nome di Papa Francesco in onore, lui gesuita, anche questo è importante. Primo papa gesuita, primo papa che viene dalle periferie del mondo, come lui disse, cioè dall'Argentina, un papa con certo un ambiente, una cultura totalmente diversa rispetto ai precedenti pontificati che erano riferiti soprattutto all'Europa. Prima Benedetto XVI e ancora prima Papa Wojtyła e poi nel mezzo, certo, dobbiamo tornare indietro ai papi italiani. Quindi ricordo quella data, data importante e alcuni passaggi solo. Le tre encicliche, soprattutto le ultime due, la Laudato Si, la Fratelli Tutti. Però avremo modo di tornare su questi argomenti per ricordare questa figura importante in questo ventunesimo secolo, anche per quanto riguarda la pace, la guerra, l'Ucraina, il mondo, la Terza Guerra Mondiale, però qui mi fermo. Perché ho detto che trasmettiamo direttamente da una parrocchia molto importante della città di Ravenna, parrocchia e chiesa di San Vittore. Ed io ringrazio particolarmente Don Claudio Giorgioni, che ne è il parroco, per affrontare con lui e con alcuni testimoni della sua comunità proprio la vita parrocchiale, partendo da questo dato. Siamo in Quaresima, Don Claudio. La terza domenica di Quaresima. Allora, premetto che sono emozionatissimo, quindi potrei impappinarmi. Siamo nella terza domenica di Quaresima, il Vangelo famoso della Samaritana. Ci sono tante riflessioni che possiamo far scaturire da questo Vangelo. La più immediata, a cui farò riferimento anche questa sera, è che come quella donna samaritana siamo tutti così come lei, feriti, smarriti, persi. E tutti i peccatori, mi verrebbe da dire, usando una vecchia espressione di Monsignor Magrassi, siamo dei peccatori perdonati che sperimentano continuamente il perdono del Signore e abbiamo bisogno di quell'acqua che viene da quel pozzo che è solo Lui. Questo è il succo. Io però le devo rivolgere, forse lei non lo vorrà affrontare durante l'omelia, però qui c'è un elemento interessante: samaritana, giudeo. Sì, erano certo. Due popoli, seppure dentro alla vecchia Palestina. Erano due popoli molto distanti tra di loro, i samaritani erano un po' considerati gli eretici del tempo, quasi come gli scomunicati di oggi. Quindi che Gesù si avvicini a una samaritana, donna in modo particolare, è già una rivoluzione il gesto che ha fatto. Poi c'è tutto il resto. La sete, cosa vuol dire anche questo tema? La sete, beh, certamente, il Signore ha sete prima di tutto di noi e si avvicina a questa donna che è debole, che ha avuto una storia affettiva con tante vicissitudini, mi verrebbe da dire che oggi siamo un po' nella stessa situazione, e credendo in lei, dicendo ho sete di te, facendolo capire attraverso questo incontro, suscita e tira fuori la fede grande di questa donna, andando oltre i giudizi e i pregiudizi che c'erano già allora nei confronti dei samaritani. Don Claudio, io so che lei è stato ordinato sacerdote
da Monsignore, il Cardinal Tonini, sì, come era per tutti noi. Non era ancora certo. Monsignor Tonini, del quale abbiamo sempre avuto e continuiamo ad avere un grande ricordo. Certo. Io ho un grandissimo, sono grato a Monsignor Tonini per tante cose. Aveva due attenzioni che io ho cercato di portare nella mia vita sacerdotale dovunque mi trovassi. La prima attenzione era ai più piccoli, all'educazione dei giovani, soprattutto dei preadolescenti, e la seconda attenzione era ai poveri, alle persone che erano in difficoltà. Lei si ricorderà che lasciò il vescovado per andare ad abitare in due stanze a Santa Teresa. L'ho intervistato varie volte proprio lì in quella stanzetta, con un piccolo radicale. Particolare, Don Claudio, che lei conosce, mentre parlava con me, aveva un testo in tedesco, in inglese, in francese, e lui continuamente colloquiava con il mezzo mondo. Aveva una cultura grandissima e poi soprattutto era in ascolto della gente. Cioè, tutti potevano andare da lui senza interruzione. Ultimo passaggio, perché lei dopo dovrà prepararsi per la celebrazione della Santa Messa, è questa. Io all'inizio ho parlato di Papa Francesco e lo farò prossimamente. Oggi c'è un tema interessante. La Conferenza Episcopale Italiana un mese e mezzo fa ha parlato della Chiesa che Papa Francesco dice la Chiesa in uscita. Però Monsignor Castellucci parla di benedetta crisi, quindi c'è un passaggio anche nella Chiesa Cattolica, in generale nella cristianità, nel rapporto fra religioni. C'è qui quello che Benedetto XVI parlava e diceva di relativismo. Ma io direi che la Chiesa in uscita di Papa Francesco, più che su questo tema, che apparteneva di più a Papa Benedetto, se la giochi di più sulla una Chiesa rivolta verso tutti, che deve ascoltare tutti e che non ha paura neanche del relativismo. Le piace il termine usato dal Cardinal Zuppi, minoranza creativa? Mi piace tantissimo. Allora la lasciamo, grazie. Lei intanto si prepari a indossare i paramenti sacri e io vorrei fare un passaggio per conoscere meglio la comunità parrocchiale di San Vittore e compagni martiri, Anna Bolognesi. Ma chi era? Intanto chiedo al nostro cameraman di inquadrarci questo quadro che è ristrutturato, che raffigura tra gli altri anche, anzi soprattutto, San Vittore. Chi era San Vittore? Allora, la pala intanto risale al 1696, è di un artista forlivese, ed è il collegamento fra la chiesa attuale di San Vittore e l'antica basilica che era all'interno delle mura. Allora, San Vittore, intanto chiediamoci perché arriva qua San Vittore, che è un poco noto da noi, è un santo lombardo. E probabilmente questo ha la sua origine, questo trasferimento, nel V secolo, quando l'imperatore Onorio trasferì la capitale da Milano a Ravenna e portò con sé anche San Vittore. Quindi siamo agli inizi proprio della diffusione del cristianesimo, perché c'è un'altra versione che dice, è un'ipotesi addirittura, che ci dice, ci parla del 303, ci sarebbero delle... Allora, ricordiamo anche che il 313 è il famoso editto di Milano che riconosce tutte le religioni. C'è qualcuno che erroneamente dice ha riconosciuto la religione cristiana. No, ha dato a tutte le religioni, compreso il paganesimo, compreso le altre, l'ebraismo, eccetera. Allora, possiamo ben dire che già molte reliquie di santi erano arrivate a Ravenna nel IV secolo e quindi c'erano dei piccoli sacelli nella zona proprio dove sorgerà la Basilica di San Vittore, tipo quella di il sacello di Sant'Eustachio, quello di San Solutore, quello di San Valentino. E probabilmente dall'unione di questi santi e San Vittore è nata poi l'idea della parrocchia di San Vittore e dei compagni martiri. Forse ci faremo bastonare da qualcuno, ma questa comunità cristiana è probabilmente, già era detta la Ecclesia Basilica, precedente addirittura Sant'Apollinare? Sì, probabilmente sì, perché appunto basilica vuol dire imperiale e Onorio, quando si trasferisce a Ravenna, qui costruisce all'interno delle mura, là dove oggi c'è un grande condominio quadrangolare, c'era appunto questa basilica che, secondo gli studiosi, avrà
unito anche i sacelli precedenti. Dovremmo parlarne a lungo, però abbiamo accennato al quadro che dà la vita alla parrocchia e alla comunità. È il legame. Vi sono altri aspetti interessanti, per esempio queste vie crucis che sono particolari. Sì, questi mosaici sono stati realizzati da un grande mosaicista, Nedo del Bene, e non raccontano le tappe del supplizio di Gesù, ma raccontano le sue scelte. In particolare, se noi guardiamo il secondo, c'è Gesù praticamente che sta lavorando come falegname. Altro passaggio, qui dovremmo soffermarci, però a me piace molto quella ceramica giù della Madonna con in braccio il bambino. Sì, che viene dalla casa di cura San Francesco, quando praticamente pochi anni fa è stata portata qui proprio come ricordo di questa unione fra la casa di cura e la parrocchia. Altro passaggio, l'ho chiesto anche a Don Claudio, qui c'è stata una trasformazione all'interno della comunità, perché questa essenzialmente quando c'è stato il periodo dell'industrializzazione, soprattutto chimica, era un polo di presenza soprattutto operaia. Allora, diciamo questo, che la vecchia basilica viene distrutta da un bombardamento aereo 44. Nel 44. Esatto. Nel 46 viene venduto il terreno, quindi il vescovo aveva già intenzione di trasferire la basilica fuori dalle mura, proprio là dove lei sta dicendo, stava costruendosi un nuovo quartiere sulla base di questi stabilimenti che stavano sorgendo. E ricordiamo un'altra figura storica di quel tempo che era allora l'arcivescovo diventato cardinale di Bologna, uno dei grandi padri del Concilio Vaticano II, il cardinale Ercaro. E infatti nel dicembre del 48 assegnò la parrocchia a Don Giovanni Baldini. E nient'altro. Si fermi qui perché la figura di Don Giovanni Baldini è qualcosa di importante. Intanto la ringrazio perché lei mi ha dato tante informazioni che vorrò approfondire. Ma la figura di Don Giovanni Baldini è ancora ricorre qui non solo nella Chiesa ma nella comunità. Francesco Braccini, perché la sua testimonianza è tanto importante? A ricordo di una figura che è stato educatore, che è stato presente, che ha lasciato un'impronta importante anche fra i cittadini, non solo come parrocchiani. Certamente, l'esempio di Don Giovanni è stato quello di una vita completamente dedicata al Vangelo e fare in modo che il Vangelo diventasse qualcosa di concreto e di vivo per le persone che lui poteva incontrare. E questo l'ha fatto con tutta la sua vita, sia spendendosi anche fisicamente, mi ricordo le sue mani callose da lavoratore antico, che però sapevano accogliere le persone, ma soprattutto con la sua cultura, con le sue provocazioni, con le sue idee che tante volte erano ben più avanzate rispetto al tempo. Quindi in cui lui rimane di lui non solo la presenza di pietre, come in questa che si chiamava Basilica oggi, la parrocchia e la chiesa, ma anche a livello proprio didattico, il rapporto con i bambini, con la gente, assolutamente, con le opere che nel frattempo sono state costruite qui intorno. Certo, lui ha lasciato proprio questo e diciamo che è un po' le basi su cui si fonda la nostra comunità. Tante iniziative che sono poi state fatte negli anni successivi hanno comunque la radice in quello che lui ci ha lasciato e ci ha insegnato da bambini fino a diventare adulti. Grazie Francesco, perché so che lei dovrà accompagnare i bambini, adesso ce ne sono tanti che entreranno in chiesa. Vorrei continuare perché qui vicino, tra le varie opere che sono sorte, ce n'è una in particolare che a me sta molto a cuore e che è il discorso della Caritas di tutta l'arcidiocesi, che è stata intitolata a Don Lolli. Però quella ha una sua vita qui vicina. Qui c'è un'attività e la signora Anna, Domenica Francesconi, che ci dice come funziona l'accoglienza qui in parrocchia. Allora, circa 12 anni fa un gruppo di noi volontari è partita chiamando la nostra piccola Caritas particolare proprio dedicata a Don Giovanni Baldini e quindi ci siamo formati, siamo andati presso la Caritas centrale, presso altri Caritas particolari, in particolare San Biagio, a imparare a fare gli educatori,
ad accogliere. Voi come volontari che mi mettete a disposizione. Ci siamo della messi a disposizione, comunità. Sì, sì. E, diciamo che adesso, essendo vicino alla Caritas, quella di Don Lolli, noi siamo stati la prima parrocchia che ha sperimentato questo nuovo modo, però rimane in parrocchia il centro d'ascolto. Ecco, questo è importante. Pensavamo di poterlo fare tutti, invece ogni parrocchia terrà il proprio centro Domanda. D'ascolto. C'è un rapporto particolare con il discorso degli ucraini e dei coloro che sono in accolti? In prima battuta eravamo aperti ad accogliere tutti, poi abbiamo una nostra assistita ucraina e abbiamo ospitato la nuora e la nipote per un anno intero, la ragazza è andata a scuola qui, adesso è all'università, poi sono tornati in Ucraina, adesso stanno tornando. Bene. Eravamo comunque aperti all'accoglienza. Sì. Grazie. Samuele Alessandrini, dov'è lei? Venga qui perché c'è un'altra attività molto importante, oltre agli scout che vedremo dopo, è la presenza tra le organizzazioni laicali importanti nel nostro paese, ma anche qui in parrocchie a Ravenna. Io voglio ricordare ancora i nostri telespettatori, 100 anni fa nasceva Don Giussani, che è esatto. Importante, e moriva 18 anni fa, e è iniziato il percorso verso gli altari, ha lasciato parecchio in parrocchia anche qui tra i giovani, soprattutto gli studenti, ma non solo? Assolutamente sì. Beh, prima di tutto per noi Giussani è stato la persona che ci ha introdotto, che mi ha introdotto, perché a me e ai miei amici, al cristianesimo. Quindi se oggi io posso dire di venire in chiesa, di essere ancora assolutamente cattolico, è perché ho incontrato quella figura lì. Però non parliamo di una cosa passata, anzi. Le attività oggi le fate qui in parrocchia come nelle varie parrocchie? Come nelle varie parrocchie, perché comunque il movimento è nelle parrocchie, è nei luoghi, quindi molte persone che appartengono a Comunione Liberazione poi fanno catechismo, fanno le attività delle parrocchie. Qui in particolare abbiamo avuto la fortuna di essere ospitati anche da Don Claudio, perché ci ha dato disponibilità di alcuni locali e i ragazzi delle medie e delle superiori e anche gli adulti settimanalmente si trovano qui nei locali della parrocchia, quindi un grazie quindi particolare. Quindi con attività anche di catechismo, di attività? Ci sono qualche adulto del movimento che fa un catechismo anche qui in parrocchia e non solo. E però proprio in questo momento stanno entrando gli scout e allora se lei mi consente vorrei approfittarne per vedere l'altro aspetto molto interessante, è la presenza dello scautismo in generale in questa nostra terra, in particolare proprio nella parrocchia, la parrocchia di San Vittore. Vittorio Pranzini, è un anno particolare questo, diciamolo subito, vero? Sì, è un anno particolare perché lo scautismo cattolico festeggerà il 23 di agosto l'assassinio da parte dei fascisti di Don Minzoni. Purtroppo tutta la letteratura su Don Minzoni ha ricalcato spesso il suo aspetto, diciamo, di partecipazione, non si può dire politica, ma sociale, mentre invece è stato spesso sottovalutato il fatto che lui ha fondato un gruppo di 70, anzi due reparti di 70 esploratori, nonostante fosse gli fosse stato detto dai fascisti che non doveva Bene, assolutamente allora adesso farlo. La fermo un secondo perché anche come gruppo, come televisione, stiamo particolarmente seguendo questo centenario perché era la notte del 23 agosto 1923, all'incirca alle ore 22:30 di notte, quando fu colpito, tornando, era accompagnato da un amico e morì intorno alla mezzanotte perché colpito a randellate, come si suol dire. Ricordo anche che proprio per quello che lei diceva,
a quel tempo, i governanti del tempo gli avevano anche offerto di fare educazione di cappellano. È vero? Sì. Vorrei aggiungere che il fascismo, i fascisti uccisero Don Mizzoni nel 1923, ma nel 1928 Mussolini proibì alle associazioni scout di continuare a vivere. E quindi tutti i gruppi furono chiusi e riprese lo scoutismo italiano, ecco, solo qui mostriamo nel proprio 44. La foto di Don Mizzoni, giovane sacerdote, ecco qui inquadrato. Cappellano militare. Perché ha medaglia avuto d'argento. 11 medaglie. La storia ci dice che ha avuto complessivamente 11 medaglie. Sul fronte ha accompagnato tanti giovani. Questa è un po' la storia di Don Mizzoni, e noi quando percorriamo le nostre strade, le nostre vie intestate a quest'uomo dobbiamo in tutta immaginare Italia. In tutta Italia, ma non solo, mi non dicono solo, anche addirittura all'estero. In Nuova Zelanda e in Australia. Però quest'anno c'è il centenario anche degli scout. Allora, per la verità, concludiamo, il gruppo che è qui, di esploratori dell'ASCI, è stato il primo nato nel 1922, e quindi l'anno scorso abbiamo festeggiato il centenario. Beh, grazie. Prego. Grazie anche per questo volume che contiene la storia di questi anni dello scautismo. Adesso noi ci fermiamo per seguire la Santa Messa celebrata da Don Claudio Giorgioni. Poi torneremo alla fine per fare un ripasso. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Voglio salutare intanto tutti quelli che ci ascoltano da casa, soprattutto le persone che sono in una situazione di sofferenza fisica e spirituale della nostra comunità, ma anche oltre. Dico ai ragazzi del catechismo, che magari non lo sanno o mi hanno visto poche volte durante la messa con questo fazzolettone, che io sono per i lupetti l'orso Balù, che rappresenta la legge, rappresenta i valori di Gesù da seguire, no? E quindi è un po' per noi scout la stola, potremmo levarci tutto questo e tenere solo il fazzolettone, per dirvi quanto è grande il significato di pace e di gioia che portano gli scout, ma che portate anche tutti voi, solo per spiegarvi per quale motivo porto questo segno. E in questa terza domenica di Quaresima vogliamo affidare al Signore la sua misericordia, tutti i nostri peccati, tutte le nostre fragilità. Facciamo qualche momento di silenzio. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Come vi ricordo che non si dice il gloria fino al giorno di Pasqua. Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene, che hai proposto rimedio dei peccati, il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna, accogli la confessione della nostra miseria, perché oppressi dal peso della colpa siamo sempre sollevati dalla tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo verrà». Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate, prostrate e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza, poi, non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio.
Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo, dammi dell'acqua viva perché io non abbia più sete. O Cristo, re di eterna gloria, verrà proclamato il Vangelo in forma breve, proprio perché sono presenti alla messa di oggi i ragazzi più piccoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sica, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora di questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. Molti samaritani di quella città credettero in lui e quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Due brevi riflessioni su questa terza domenica di Quaresima, e come faccio di solito quando ci sono i più piccoli
prima di tutto parlo a loro, perché se capiscono loro capite tutti, non è invece il contrario. E spesso racconto delle storie che prendo dove capita, storie che ci possono aiutare a capire meglio il Vangelo di oggi. La prima si intitola Concorso di bellezza e parla di una famosa azienda produttrice di prodotti di bellezza che invitò gli abitanti di una grande città a scrivere per segnalare i nominativi e relative foto delle donne più belle che conoscessero. Nel giro di poche settimane l'azienda ricevette migliaia di lettere. Una lettera però in particolare attirò l'attenzione degli addetti alla selezione e fu subito consegnata al presidente dell'azienda. La lettera era stata scritta da un ragazzino come voi. Dopo qualche correzione la sua lettera diceva: «C'è una donna bellissima che abita nella stessa via dove abito io e vado a trovarla tutti i giorni. Mi fa sentire come il bambino più importante del mondo. Giochiamo a dama e lei mi ascolta quando parlo dei miei problemi. Mi capisce e quando vado via viene sulla porta e mi grida sempre che è fiera di me». Il ragazzino terminava la lettera dicendo: «Questa foto dimostra che è la donna più bella. Quando sarò grande spero di trovare una moglie bella come lei». Incuriosito da quella lettera, il presidente chiese di vedere la foto della donna che aveva spedito il ragazzino. La sua segretaria gli passò la foto di una donna senza denti, avanti molto negli anni, seduta su una sedia a rotelle. I pochi capelli bianchi erano raccolti sul capo e le rughe profonde che aveva sul volto erano in un certo senso attenuate dalla luce dei suoi occhi. Poche parole, era la foto di una nonna. E il presidente, sorridendo, disse: «Non possiamo usare questa donna come pubblicità, perché mostrerebbe al mondo intero che per essere belle non servono i nostri prodotti». Cos'è che rendeva quella donna così bella nonostante l'età avanzata? L'amore che portava dentro. E così anche con la donna di Samaria, che noi chiamiamo la Samaritana. Perché Gesù è attratto dalla Samaritana? Per l'amore grande che porta dentro. Aveva fatto degli sbagli, certo, ci mancherebbe, ma la cosa più importante non sono gli sbagli che facciamo. Cosa dice Papa Francesco? Il giusto sbaglia 7 volte al giorno. Ma è l'amore che diamo. La Samaritana, poi, ragazzi, siamo noi, rappresenta tutta l'umanità. Tutti siamo in fondo come quella donna. Abbiamo bisogno di un'acqua che ci ristori, che ci disseti, che ci faccia sentire amati sempre. E questa acqua è Gesù. Seconda storia. Forse ve la ricordate perché io sto diventando vecchio, ho compiuto i 60 anni e quindi comincio un po' a ripetermi nelle cose. È una storia che forse insegna più agli adulti, ma non solo. Si intitola Il cielo a punti e ci sta benissimo in questa terza domenica di Quaresima. Una buona cristiana si presentò alla porta del cielo, era tutta paurosa. San Pietro la ricevette cordialmente. Cercò di rassicurarla, ma le disse serio: «Per entrare in paradiso ci vogliono 100 punti. Allora la brava donna cominciò a dire: «Ma sono stata fedele a mio marito per tutta la vita, ho educato cristianamente i miei figli, non ci sono riuscita tanto, ma ho fatto tutto quello che ho potuto. Sono stata catechista per 20 anni, poi la domenica facevo catechismo, il sabato pomeriggio facevo la capo scout per i lupetti. Quindi tutte le settimane ero impegnata per i ragazzi. Ho fatto volontariato per le missioni, ho dato una mano alla Caritas, ho cercato sempre di sopportare le persone che mi stavano accanto, soprattutto il mio parroco e i miei vicini di casa». Quando si fermò a tirare il fiato, San Pietro le disse: 3 punti. Per la donna fu un pugno nello stomaco. Allora riprovò: «Ho assistito i miei vecchi genitori,
Ho perdonato mia sorella che mi faceva la guerra per via dell'eredità. Ah, ecco, non ho mai saltato una messa la domenica, eccetto che per la nascita dei miei figli. Ho partecipato a dei ritiri, ho recitato sempre le preghiere, il rosario tutti i giorni. E San Pietro le disse: siamo a 5 punti. La donna si demoralizzò. Come poteva arrivare a 100 punti? Aveva detto l'essenziale e le riusciva difficile trovare ancora qualcosa. Con le lacrime agli occhi e la voce tremante disse: se è così posso contare solo sulla misericordia di Dio. Brava, disse Pietro, 100 punti, e la lasciò entrare. Guardate che Papa Francesco dice la stessa cosa. Commentando il Vangelo di questa domenica dice così: la samaritana era andata a prendere l'acqua del pozzo e ha trovato un'altra acqua, l'acqua viva della misericordia che zampilla per la vita eterna. Ha trovato l'acqua che cercava da sempre e corre al villaggio, quel villaggio che invece la giudicava, la condannava e la rifiutava, e annuncia che ha incontrato il Messia, uno che le ha cambiato la vita. Perché ogni incontro con Gesù, dice il Papa Francesco, ricordatevelo, ci cambia la vita, sempre. È un passo avanti, un passo più vicino a Dio. Ogni incontro con Gesù cambia la vita, è sempre così. Allora in questo Vangelo, dice il Santo Padre, troviamo anche noi lo stimolo a lasciare la nostra anfora, simbolo, se volete, di tutto ciò che è apparentemente importante, ma che perde valore di fronte all'amore di Dio, l'unico amore che dà senso a tutto il resto. E in questa Quaresima è questo il tempo che ci viene dato proprio per dare più spazio a questo amore, ognuno nella maniera sua. Non c'è una ricetta uguale per tutti, perché siamo tanti, siamo tutti diversi. Però questa è la cosa più importante, lasciare spazio sempre di più alla luce dell'amore di Cristo nel nostro cuore e nella vita nostra e anche degli altri. Ci alziamo in piedi e recitiamo il credo apostolico che trovate nel foglietto, perché questo lo conosciamo meno. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, tutti voi, poniamo nella brocca della Samaritana le nostre preghiere, le nostre attese e soprattutto la sete di conoscere di più il Signore, per donarla a Lui, fiduciosi di bere l'acqua viva del Suo amore che dà senso alla nostra esistenza. Per questo preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per le nostre comunità parrocchiali, perché siano luoghi di incontro dell'amore di Dio con tutti coloro che cercano il senso della vita, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che governano la società civile, perché trovino strategie sempre nuove per venire incontro alla sete di giustizia e di solidarietà insita nel cuore di ogni cittadino, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
donne vittime di violenza perché possano ricevere dalla comunità cristiana e civile attenzione e rispetto, come Gesù ha accolto la donna samaritana ferita negli affetti più cari. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per ogni cristiano perché, abbandonate le proprie false sicurezze, confidando nella parola di Dio, possa annunciare a tutti di aver incontrato il Salvatore e Redentore della propria vita. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Abbiamo sentito prima che il 13 ricorreranno i 10 anni di pontificato di Papa Francesco. Fin dal suo primo Angelus in piazza San Pietro, Papa Francesco non si è mai stancato di proclamare che la prima e fondamentale rivelazione che Gesù compie è quella della misericordia del Padre. Quando nel 2016 indice il Giubileo della Misericordia, il Papa ricorda che la misericordia è il messaggio più importante di Gesù e legge quello che stiamo vivendo, un tempo di misericordia, nel quale la Chiesa è chiamata soprattutto a mostrare il suo volto materno, il suo volto di mamma all'umanità ferita. Ripartire dalla scelta di Francesco significa assumere un atteggiamento credente che si sa sempre con le porte aperte dei nostri luoghi di culto, ma ancora di più con le porte aperte del nostro cuore a chiunque. Noi credenti siamo dunque chiamati a diventare eco e artefici di quello che il Santo Padre, nella Fratelli Tutti, chiama un nuovo sogno di fraternità. Non importa quindi quanti siamo, perché la pandemia e tutto il resto ci ha messo in ginocchio da questo punto di vista, siamo molto meno di prima, non solo noi preti, ma anche come fedeli. Non importa il numero, il punto, dice il Papa, è che siamo qui per tutti, senza escludere nessuno, senza nessuna chiusura e senza nessun pregiudizio. E per questo forse dobbiamo pregare di più, perché è una lezione che non abbiamo ancora capito. Per Cristo nostro Signore. Mentre sentite il coro della parrocchia di San Vittore Compagni Martiri in Ravenna, qui proprio alla periferia di Ravenna, stiamo trasmettendovi la Santa Messa da questa parrocchia, Santa Messa celebrata da Don Claudio Giorgione. Questa è una parrocchia che è stata la testimone di un cambio di mentalità, di vivibilità durante le epoche storiche. È stata una parrocchia a presenza molto industriale, oggi piena di servizi. La Santa Messa della terza domenica di Quaresima. Per questo sacrificio di riconciliazione, o Padre, rimetti i nostri debiti e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, chiedendo alla Samaritana l'acqua da bere, già aveva suscitato in lei il dono della fede, e di questa fede ebbe sete così grande da accendere in lei il fuoco del tuo amore. Per questo mistero anche noi ti rendiamo grazie e, uniti agli angeli, proclamiamo con il canto le tue meraviglie.
santo, santo è il Signore, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna. Benedetto chi viene nel nome del Signore, santa beato dei cieli, osanna, osanna. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Lorenzo, i sacerdoti, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati del nostro fratello nella fede Piero, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i nostri defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Vittore e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Stiamo trasmettendo la Santa Messa dalla parrocchia e dalla chiesa di San Vittore, compagni martiri della città di Ravenna. In questo momento viene distribuita la Santa Comunione dal celebrante, il parroco, Don Claudio Giorgioni, assistito dal laico, e state ascoltando anche il coro della parrocchia. Siamo nella chiesa di San Vittore Compagni Martiri in Ravenna.
Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Vorrei ringraziare tutti per aver partecipato a questa messa. Ricordo anche le persone che ci seguono da casa. E poi ci siamo dimenticati di un gruppo che è presente nella nostra comunità in maniera silenziosa e discreta, perché questa è la loro caratteristica, che è il movimento dei focolari di Chiara Lubich, che adesso ha avuto una pausa, ma è presente in questa comunità attraverso la lettura della parola di vita, la parola del Signore, una volta al mese. Loro agiscono in maniera più silenziosa, non dicono siamo qui, ma ci sono, quindi è doveroso ricordare anche la loro presenza. E questa è una comunità che ha diverse anime: ci sono gli scout, ci sono i gruppi parrocchiali, c'è Comunione e Liberazione, c'è il Movimento dei Focolari. Anime tutte diverse tra di loro, a volte molto diverse, ma fanno parte tutti della stessa Chiesa di Gesù, sono tutti sulla stessa barca della Chiesa, anche se seguono metodi e strade differenti, e secondo quel clima di sinodalità e di collegialità che il Santo Padre ci ha dato come sogno da realizzare. Quindi procediamo su questa strada. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come al figlio al prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. A conclusione di questa celebrazione, Don Claudio, la ringraziamo tutti, fedeli, cittadini, tutti coloro che ci hanno seguito da casa, ma a me hanno colpito due passaggi: il fazzolettone, questo, quel fazzolettone che di solito in un canto degli scout lo agitiamo così, ma non lo riusciamo a fare questa sera. E poi l'altra cosa che mi ha colpito, quasi fossero due parabole, è stato durante l'omelia il ricordo ai bambini di quei due episodi, sì. Quasi fossero due parabole del tempo moderno. Sì. Te è dall'inizio che mi fai delle domande trabocchetto, perché avevamo preparato l'intervento, ma ha fatto tutte domande diverse. Allora, mi hai messo un po' con le spalle al muro. Non è vero. No, no, dico questo, sì, sono due storie molto simili. Voglio concludere con questo. Abbiamo celebrato la terza domenica di Quaresima, quindi una domenica dedicata alla misericordia e al perdono. La prossima domenica cambieremo vestito, se siamo nella tradizione, andremo nel rosa, che è il colore della gioia. Allora io voglio dare un consiglio a tutti i presenti, non solo i miei parrocchiani, ma a quelli che ci ascoltano da casa, lo dico sempre anche a voi ragazzi: se siete in una stanza buia, non è con le finestre chiuse ripetendo è buio, è buio, è buio, che il buio se ne va, ma aprendo le finestre e lasciando entrare la luce. Quindi queste due settimane che ci separano dalla Pasqua, 2-3 settimane, non concentratevi sui peccati, perché se i peccati sono noiosi sono sempre quelli. Fate entrare la luce di Gesù nel vostro cuore e nella vostra vita, e per fare il bene voi laici avete una fantasia molto più grande di noi preti. Con questo... No, aspetti, Don. No, aspetti, ancora Don, perché... Non ce la faccio più, andare via! Venga qui, perché dobbiamo ricordare. Noi all'inizio siamo partiti ricordando il Cardinal Tonini. Sì. Io mi ricordo di una frase terribile del Cardinal Tonini quando... Guardate che domani, il 13 lunedì, sì, sono 36 anni dalla tragica morte di McNabb, ve lo ricordate, sì, voi, sì, sì, Ravennati, che ci ha
sconvolto e purtroppo continua ancora, certo, questo tema. Vorrei ricordarlo, questa è la prima data. La seconda però, poiché vi sono dei padri qui, sì, prossima domenica è San Giuseppe. San Giuseppe è la festa del papà. La festa anche del papà, eh? Esatto. Lo possiamo dire? Certo, lo possiamo dire, come Giovanni XXIII disse: quando tornate a casa voi papà, date un bacio ai vostri bambini, che è il migliore segno per ricordare la domenica di Quaresima della gioia. Io la ringrazio. Bene, ancora, e annuncio, ciao, ai nostri fedeli telespettatori, domenica prossima saremo a Sant'Arcangelo di Romagna. Bellissimo paese. Bellissimo paese. Bellissimo paese. Siamo in provincia di Rimini, certo, diocesi di Rimini. Oggi, certo, siamo nell'arcidiocesi di Ravenna Celle, come un signor, esatto, Ghizzoni. Esatto. Grazie. Vi benedico tutti. Grazie, ciao. Don Claudio. A tutti, buona giornata.